Allora, alluminio, cambiamo tema, l'abbiamo già detto più volte che avremmo parlato di questo. Che è successo? Come mai è salito così tanto ai massimi dal 2008? Lo leggiamo già in realtà in sovrimpressione, quali sono stati, diciamo, i motivi che hanno spinto il prezzo in su? Energia, guarda un po', Cina, Ucraina e Russia, e sono sempre questi. Però cerchiamo di capire perché è andato, cioè tutte queste variabili sono andate ad agire sull'alluminio, Carlo. Sì, l'alluminio diciamo che in questo momento sta continuando a crescere forte, insomma, chi è il principale attore di mercato? La Cina naturalmente, il secondo o meglio vanno a braccetto con Cina ed energia, appunto il titolo è perfetto, insomma voglio dire, ecco, questo indica che cosa? La produzione di alluminio, l'alluminio è un prodotto che deriva dalla bauxite, eccetera, eccetera, insomma processi piuttosto lunghi di trasformazione. Cosa significa questo? Che per produrre l'alluminio ci vuole tantissima energia, ecco che appunto i costi dell'energia, gas, petrolio e tante altre, purtroppo qui non si parla, diciamo, è estremamente difficile entrare nel settore delle energie rinnovabili perché siamo ancora come produzione molto bassa, insomma. Quindi ecco, la domanda da parte della Cina di alluminio e non soltanto della Cina, da tutto il mondo è molto forte anche perché adesso l'alluminio, non oggi naturalmente, però nel corso del tempo, l'alluminio continua sempre più ad essere utilizzato nel settore automobilistico. Il settore automobilistico, l'alluminio è, adesso volendo fare un riassunto, Sì, naturalmente il sì, discorso sarebbe sì. più lungo, l'alluminio è molto più leggero rispetto ad altri metalli, quindi la costruzione di automobili. Pensiamo all'elettrificazione, chiaramente se un'automobile per ipotesi dovesse pesare anche 100 kg di meno, è chiaro che si allungherebbe diciamo, l'autonomia diciamo, delle batterie e quindi ecco, l'alluminio è estremamente richiesto. Diciamo che molte aziende stanno puntando anche su questo, proprio addirittura costruendo batterie Eh all'interno sì. dello stesso. Quindi ecco, cioè, l'alluminio è estremamente, la domanda è molto forte. La difficoltà è proprio la difficoltà proprio materiale, o meglio, il costo che aumenta così tanto, chiaramente è determinato dal prezzo dell'energia elevatissimo. Ok, peraltro leggevo che a ridurre le produzioni metallurgiche cinesi stanno contribuendo indirettamente ai giochi olimpici invernali di Pechino, per far capire anche come cose apparentemente distanti, no? Poi da ciò di cui parliamo siano invece centrali. Il governo cinese ha voluto ridurre l'inquinamento atmosferico nelle regioni circostanti e quindi ha staccato la spina alle centrali elettriche a carbone che alimentano le fonderie. Questo ovviamente poi va a riversarsi su questo, ma in termini proprio pratici, 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 cosa potrebbe significare per le nostre tasche, Carlo? Beh, per le nostre tasche diciamo che anche qui torniamo al discorso di prima, insomma un po' l'alluminio viene utilizzato dappertutto, quindi adesso simpaticamente possiamo ricordare le lattine di Coca-Cola o quant'altro, insomma, però Certo, ecco, certo. questo non adesso naturalmente questo per scherzosamente detto, insomma, però ecco, nelle nostre tasche è chiaro che ci sono nato. Come un po' dappertutto, dei pro e dei contro, però chiaramente l'alluminio viene utilizzato in tantissime, nella produzione di tantissimi anche macchinari proprio che vanno a utilizzati nella lavorazione di prodotti, diciamo, del cibo che mangiamo, insomma, quindi questa produzione qui, l'aumento dell'alluminio naturalmente va ad incidere proprio su tutti i costi della produzione. Come dicevo prima, un po' il settore, il fatto che ci sia una crescita del prezzo dell'energia, diciamo che da un punto di vista della nostra vita non è proprio un bene così. Quindi ecco, aumentano tutte le materie prime, tra cui anche l'alluminio. Ok.